Ma non ho capito se la tipa seduta a sinistra è vera o finta. Dillo. No, è finta, zio. È finta, ah, ok. Cioè, scusa, ragazzi, è una domanda, eh. Cioè, non ho detto che vostra madre è morta. Eh? Comunque sta partendo, cioè deve ancora partire. E la parte spengo, io dico, qua si sta spostando, si prendono le braccia. Non ti ho detto che è morto qualche tuo parente. Vabbè, ma ragazzi, non ho capito. Hola. Dove cazzo sono? Li ha messi in un tugurio a sto giro, raga. Ma che cazzo, dove sono finiti? Ma cos'è? Ma è un tendone. Ma è il tendone del Harry Potter. Ma what the fuck? Ma comunque sono in una chiesa? Adesso c'è il magrebino, si fa scoppiare. Com'è che fa? Com'è che... Ma raga, ma... Ma... Fra? Lo sto vedendo, raga. Come no? Sicuramente che esplode lo schermo, perché se questo è il budget con cui hanno organizzato le cose. No, fra, fidati che hanno messo in una chiesa perché qualche gioco riguarda una chiesa, dove c'è tipo un filmato. Ma no, raga, adesso fermi, che secondo ora, me mo si spengono le luci. Transformer. Ok. Ehi, Madonna mia, ragazzi. Ehi, è lui. È una... oh. Ecco la chiesa, vedi? Stessa location, ragazzi. Non sono stupidi. No, non sono stupidi, no. Ma perché a me è più lento? Che cazzo, sono uno stronzo. Oh, yeah. C'è la chiesa, si da solo. Che cosa c'ha nel braccio? Un tatuaggio? Cos'è la chiesa? Trasforma, non trasforma. Ragazzi, però ci vuole l'età in certi momenti, eh. Per favore. Quanto cazzo è cresciuta? Il capo potrebbe piangere da un momento all'altro. No, raga, io con Last of Us piango, ve lo dico, ve l'ho già detto. A lesbica! A lesbica! Ti sei fatta i soldi, a lesbica? Vai, poi mi c'è la tua. How bad do I smell? Mi chiese se si è fatta la doccia. Quanto puzzo. Raga, ma a me sembra più bruttina lei comunque, rispetto a come me la ricordavo. Vabbè che era piccola. Chissà quanti anni è dopo il primo. What the fuck. Eccolo. What the fuck. Beh, ma la Madonna, po' giù di lingua pesante. Ciao, sono Anna Baker. Beh, dai. Dimmi che è gameplay, eh. Dimmi che è gameplay. The gameplay, raga. Gameplay. Oh mio Dio. Buon divertimento. Minchia. Figa, raga. Ma dov'è Joel, però? Oh mio Dio, si chiamava Joel, raga? Joel, sì, mi sembra di sì. Mi pare di sì. C'è un vuoto. Guarda che realismo delle foglie quando si entra dentro. È un po' alla Star Wars la grafica, comunque. Anche Star Wars fa paura con la grafica. Sì, sì. Di motore grafico diverso, ma vabbè. È mostruoso, ragazzi. Voi live, ragazzi, lo vedete bene? Sì. Ah, loro. Diciamo. No, dico in chat. Ma quindi, diciamo che sto giro ci sono anche, diciamo, più gli umani come nemici che oltre i clicker e zombie. Ma vediamo. Sì, sembravano umani quelli. Beh, devono spiegarti tutta la storia nuova comunque. Vabbè, pazzesco, ragazzi. Ma tu sei in live sul serio, vero? Sì, sì.
Io pensavo trollassi. Ma va. No, le budella, ma puoi. Madonna, raga, ma... Spread out. Siamo a 60 fps. Wow, raga, comunque... Ma l'HUD che c'è in basso a destra... Non sai che non lo so? Com'è la vita? No, no, è minimale, poi dobbiamo capire come... Mo' quando ingaggia... Vedi, è tipo un'arma. Mezza resistenza. Anche dei rumori, forse, perché lo vedevo più... Oh, della visibilità, forse, sai? Ah, secondo ma me no, sì. Dalle impostazioni magari lo puoi regolare se è minimal o meno. Comunque me lo ricordo molto minimo. Per me la vita magari. No, secondo me no, è la visibilità. Madonna, ragazzi, The Last of Us 1 cos'era? Il 2. Facci caso che quando si metteva dentro i cespugli era tipo un pallino piccolo. Sì, sì, no, ma infatti secondo me la visibilità quella sarà molto stealth come gioco. Beh, qua ragazzi, lo vedevo anch'io, nel senso. Effettivamente, però vabbè. Vedi che quando fa rumori, tipo, si alza. Ah sì, il pallino grigio, sì. No, dicevo la cosa bianca. Sì, il radar, quello. Ah. Vabbè, la cosa bianca, sì, no, io dicevo proprio il pallino grigio. Sì, quello probabilmente è il rumore. O quanto sei visibile. Fuck. Beh, si è fatto chiamare malamente. Merda! Porca puttana, ragazzi, che fai? Raga, ma è gameplay, eh? Cioè, visto che sembra un... Che siamo filmato! Figa, ah. Gli sparano e quella continua a correre, oh. Hai visto quando spara che lei si abbassa? Capito, ma raga... È la vita, comunque, quella destra, sì, vedete? È la vita, però sarebbe già morta uno che viene sparata così. No, bastardi, bastardi! L'hanno preso sulla spalla, però. No, capito, però corre come veloce, se... allora! Ma se non fosse successo nulla... Vediamo che c'è il pallino. Ma come cazzo fa? È vero, ma sì, è quasi pure. Invisibile. Ecco, vedi qua, è invisibilissimo. Teoria. Guardate la ferita. Anche se queste chiaramente saranno tutte cazzine in mezzo al gioco. Però questa sì, però fino adesso è gameplay. No, è gameplay. In basso a destra cos'era? Adesso qui no, è cazzine. Ah, no. No. No, finché andava sotto sì. Tonky. Però mo vedi. Quick time action. Vabbè, raga. Altro livello, raga. 3 proiettili. 10 x della sto fase, comunque. Sì. Quindi così, fra. Metà vita. Ma va che quando la freccia colpi... si è spezzata sul petto. Io sono brutto. Fa proprio la reazione sì. Di quando subisce le cose. Shit. Raga, crediamo sia della sto base. È uscito il non ti dog, è della sto base. L'ho usata come scudo per la freccia. Ok. Una merci. Ma sì, raga, che della sto base, ma siete sì, fuori. Base per forza. Però io i clicker dove sono, raga? Adesso arrivo. Ma raga, guardate sta roba. Ah sì, no, ma vorrei fare un appunto. Si è presa una pistolata e una frecciata e è riuscito a tirare una bottiglia di vetro. Vabbè, un videogioco, ragazzi, è dai. Un gioco, giusto per essere il pignolo. Però il realismo è incredibile. È tanta roba. Ma sì. Immaginati con la faccina concentrata con la gocciola di sudore in queste situazioni. Con la bocca un po' aperta. Sì, la faccio un po' da ebete. No, ragazzi, ma il cappellino l'autistico che si è rosso tutto. Io ce l'ho dietro. Devono arrivare i clicker per forza gamba, adesso. Quando farai il tuo merchandising? Ah, c'è una freccia da raccogliere dal petto. Il prossimo merchandising che farai, devi fare il cappello, devi vendere il cappellino dell'autistico, ti prego. Ma è vero, sì. Però i nemici sono un po' ciechi, eh. Vabbè, no. Avranno degli schemi con la quale si muovono, sicuro. No, però non dico in teoria randomici, ma ci sono. Nella realtà uno così la vedi qua, eh. Vabbè, ma nessun gioco comunque c'è l'IA così. Crafting, raga. Difficile. Crafting, bello. È elementare, ma se lo modificheranno sicuro, però bello. Ma cosa del crafting non c'era già nel primo. Sì, wow. C'era. Madonna, ragazzi. Raga, esplosa, ma è cruentissimo.
Madonna. Porca. Ma com'è realistico che ogni volta che ti colpiscono vai da una parte diversa e alle reazioni. Ma no, ma soprattutto esatto. Guarda l'interazione con i danni della mappa. Ma cosa stiamo vedendo, raga? No, spero, ragazzi, è un altro spero. Livello di intelligenza questo. Aia, è uno di vita. Morta. Spara. Impazzisco. Ma guardate la faccia del tipo. Impazzisco. La faccia del tipo. Di tutto fanno vedere un qualcuno che sta giocando sulla pia, sulla cosa. Boromir. No, Boromir, raga. Wow, raga, che crue. Ma... Raga, l'ha decapitato. Ma che dettaglio del sangue, che roba, raga. Holy shit. Io spero che sia così davvero. Sì, vecchio, per forza. Riescono a fare un'interazione tra gameplay e cutscene in questo modo qui, che sembra che sia tutto un film senza tagli, e alla fine. Beh, raga, è la cosa più assurda che abbia visto questa. Wow. Ragazzi, però i clicker dove sono? Arriveranno, capo. No, zio, non li ho mai visti in tutti questi trailer qua. Capirai quando ma magari sarà tipo una sorta di sorpresa che vogliono far vedere. Capito. Wow. E nessuno applaude? No, l'hanno già fatto, zio, l'hanno già fatto. Oddio, raga, c'è una location per ogni gioco che propongono. I'm good. E parlavamo di low budget. Cioè, quelli usciranno dalla chiesa e andranno da un'altra parte a little later when the showcase resumes. Però ragazzi, io il gameplay è bellissimo, però a livello di storia, perché ci sono proprio affezionato alla storia di The Last of Us, Joel e i clicker. Ma secondo me non li hanno fatti. A parte il fatto che è un'introduzione questa qui, quindi in realtà devono far vedere altro. A parte quello. E poi comunque secondo me non lo vogliono spoilerare così. Sì, ma dici? Raga, è un anticipo per farti capire la grafica, le meccaniche di gioco, come si svolge il gameplay. Ma però non vorrei che tipo, sai che comunque lei è cresciuta molto. Secondo me sono passati 6 anni. Non vorrei che tipo avessero trovato una cura. Perché bisogna capire un attimo, mentre si baciano, se lei ha un flashback o se fa vedere quello che succede dopo quel bacio. Capito? Per me non è flashback, cioè o è flashback poco recente di qualche giorno prima, perché è la stessa età, cioè quando la vedi in game è uguale. Infatti c'è un flashback magari o dei giorni prima, però lei non è sporca e se ci hai notato c'ha gli stessi vestiti, oppure una cosa che succede dopo, quindi magari vengono attaccati. Io ho letto, allora, in The Last of Us 1 ha 14 anni, in questo qua ne ha 19. 5 anni sono passati. 5 anni dopo, sì. Ah, Joel è morto sicuro. E comunque il tema 19. Hanno detto che il primo, vabbè, si parlava del rapporto d'amore tra lei e Joel, no? Tra un po' di paterno, to. E invece questo qua il tema è l'odio. L'odio. Infatti ho visto un botto di sangue. Cattiveria. È sì. Molto cruento. Lei è molto lei secondo me vuole vendicarsi di Joel. Che è morto. Nel primo trailer, quello che abbiamo visto l'anno scorso, io e te, Teo, là, hanno fatto vedere Joel, che lei suonava la chitarra, ti ricordi? E lui veniva dentro la camera. Era più piccola, c'hai ragione. Beh, ma ti spiegheranno, Gabbo, nel gioco completo. Non vabbè, certo, per forza. Adesso, No, ma stiamo facendo le supposizioni un attimo per capire un po' com'è. Non è che se non vedi il flicker qua non ci sarà mai, cioè, magari c'è... C'è qualcos'altro? Sì. Cioè, Sniper Elite. Ah, tra, dici? Sì. Ah, no. No, Black Ops 4. Ah, davvero? Jungle? Oh, Jungle! È di World War 2, però, questo trailer. No, raga, è di Black Ops 1. Summit! Summit! Oh mio Dio! Black Ops 2? Oddio! Oddio, fai il range! No, ragazzi. Aspetta, fai capire per cos'è che hanno aperto. Ah, ok. Sì, no, fra, se adesso tu lo preordini, c'hai quelle 4 mappe lì in Black Ops 3. No, aspetta. Oddio, Resident Evil. Resident Evil. Ma va. Un po' lì. Mi sembra Resident Evil. È Resident Evil, raga. Ah, infatti, perché sì. Ecco, vedi. Ma è un remake, vedi? No, ragazzi, ma è Resident Evil più bello della storia. Capito? C'aveva troppi personaggi di quelli che hanno fatto PlayStation 1. Merda. Non è tra pochissimo. Vedi, capo.
Cosa, ragazzi? È un culo? È un bambino che nasce? No, sembrava un pene in realtà all'inizio, gamba. Eravamo dentro a una vagina, ragazzi. Scusami, è un culo. Fra? Eccolo qua. Eccolo qui, Death Stranding. Eccola. Tears. Chiral allergy. Oh mio Dio, raga. You have dooms, like me. Dove sono i zombie? Got the extinction factor, but I think you got me beat. Io lo adoro lui, ragazzi, è veramente pazzesco come attore. Lui è veramente forte. Sentite che canzone che mette sempre così, ma comunque questo gameplay mi sa, eh. Cos'è? Un bambino? Oddio. Oddio, un cadavere. Minchia, ragazzi, che ma cazzo di posti nel gioco, sono? Il gioco cammina all'infinito, raga. È che lui porta no, cose. E lui porta cose. E a volte porta dei cadaveri. È che perde no, cose. E perde, fa cadere le cose. Cammina tantissimo, con sempre più cose addosso. Come, scusa? E ci sono anche degli animali. Ci sarà qualche entità per forza cattiva. È lui, mi sa, eh. Si diventa la pelle. Questo è quando, quando sente dire se io avrei la reazione. Guarda, guarda la pelle. Cos'è, guarda. Che, cos'è che sta facendo? Guarda la pelle. Ah? What? Tipo un demone che c'è dentro di lui. Raga, ma quanti inquietante. Mamma mia. Oh, che figa però. Raga, sembra un film, eh? Cioè, impressionante. Mi sta inquietando, raga. Ma è una botto. Mano che cammina, non ho capito, non ci sono altre impronte. È un animale con una mano al posto dei piedi, che cazzo è? Ma questa è un'altra attrice, raga. Sì, mi sa di sì. Un'idea. Raga, ma quanto è malato così, ma... Oddio. Date. Raga, è creepy abbastanza. No, un bel po', mica abbastanza. Poi quella roba che sorpalla non è che non faccia rumore, eh. Che cazzo sta vedendo, raga? Prova a cercare. Non riesco a capire. Sì, sono collegato con il cordone umbilicale, ma non riesco a capire la storia delle mani. Oh cazzo, l'han beccato. Oh mio Dio. Raga, ma cioè, raga, Kojima, Kojima è malato, ragazzi. Kojima è malato. Ora c'è tanta gente che insulta Kojima, che dice che ogni volta fa che cazzo? What? No! Come si trasforma? Bacco. Secondo me no, se non si trasforma. Questo qua è un gioco che su YouTube ti fa 2 euro a video. Spider-Man. Oh, Spider-Man! Beh, minchia, è vero, zii, quanti soldi devo spendere il prossimo anno? Il prossimo anno, questo qua esce adesso, cioè agosto, ottobre, scusa. Vabbè, dai. Aprile, esatto. Dai, gameplay? Gameplay, yeah. Sì. Ecco, questa è la differenza tra gameplay unito alla cinematica e cinematica staccata da gameplay. Infatti sì. Qua è finita la cinematica, è partito il gameplay con l'HUD. Minchia, lui è bellissimo, raga. Poi l'avete visto che se lo prenotate comunque potete personalizzare i vestiti, Sì, sì, sì. Quelli di Infamous, sono i creatori. No,
generale, non si sbagliano. Io, come ho detto prima, Dello, passerò tutte le mie giornate ad andare in giro a cazzeggio e se si per i grattacieli. Vede qualcosa? Arriva Stark, mi impazzisco. Urlo. È Stark, zio. No, ragazzi, no. Non penso. Non può essere Tony. Cazzo, che finale. Impazzisco se esce Tony. Però bello, raga, cazzo. Mamma mia, che spettacolo, Spider-Man. Ah, questo è il riassunto. È finita, raga, è finita. Boh, allora vi chiedo, qual è stato il miglior gioco secondo voi? Io ti direi Kingdom Hearts per una questione mia. The Last of Us. Sì. Però se devo essere sincero, anch'io The Last of Us. Però anche Death Stranding è messo un po' così. No, The Last of Us per interazione nel gameplay. Beh, certo, The Last of Us, ragazzi. Dentro al gameplay è pazzesco, cioè è insuperabile. È insuperabile, sì. Così per sbaglio è una cosa irreale. Ma non lo raggiunge nessuno. Per quello che si è visto, direi di sì. Io però aspetto anche Days Gone, onestamente. Anch'io, Days Gone aspetto, che non ha fatto vedere nulla, perché comunque hanno già fatto vedere, è assolutamente Death Stranding. Anche aspetto, anche se non lo seguo più da un po' di tempo, Overkill The Walking Dead. Ma secondo me sarà tipo Left 4 Dead quello. Meglio ancora, sai, da portare insieme una cosa del genere. Anche perché è proprio vero, perché ha fatto vedere più personaggi. Capito.